Il lattino tiepidino per il nostro Dieghettino. Vedi il casino con queste pentole? Freeride! Freeride! Vai, prossima volta. È meglio così. Cioè, meglio così non si fa un cazzo. Freeride! Freeride! Ce l'ho, vai! Quindi? Freeride! Ah, non ci siamo, eh! È davvero! Eccolo lì! Allora Mirko, dove siamo? Siamo a Black Hills per fare un po' di discese con le biciclette. Quindi è iniziato un nuovo video, adesso ci prepariamo, montiamo le bici perché la mia è smontata. Ci siamo, da un sacco di tempo che volevo venire qui. Mauro conosce la zona, che è stato qua l'anno scorso se non sbaglio, quindi sa dove andare più o meno perché sarà una bella camminata da qui fino alle cime là in fondo. Ma ci siamo, inizia a esserci qualcosa, siamo arrivati nella zona per i primi salti, tipo questo. Ah, la felicità di essere arrivato in cima finalmente. Dai Mirko, cappotta! Chi è il buco? Siamo arrivati sulla cima. Wow. Adesso dobbiamo metterci un attimo a cercare le linee qua per capire dove scendere, come al solito. Vediamo di farcela in un paio d'ore. Mauro, cosa dici? Potrebbe c'è l'ingresso che è un po' smarcio, ma sotto lì è bello. Ah, è una linea questa? Sì. Ah già. Sei giù lì, sopra le crestine. Dentro a destra, dentro a wow. Sinistra. Ci siamo, mi sono messo il casco così entro in modalità freeride. Ora siamo qua sopra. Mauro prova questo salto qua, così iniziamo a scaldarci un pochettino. Non è difficile, è un saltino abbastanza corto. E iniziamo a prendere un po' confidenza col terreno per capire com'è il grip. Arriva. Porco! Oh! Oh! Primo giro di Mauro un po' così. Quasi quasi lo provo anche io adesso, dai. Vuoi fare un trenino subito? Urco, che paura. Vabbè, perlomeno sappiamo che bisogna andare più forte. Andiamo su. È incredibile che qualcuno qua si è sbattuto a segnare tutta la linea con i sassi. Adesso quando passo lo vedrete fino là in fondo. Ora provo un po' quel salto lì. Mirko, è buona? Ok, andiamo. Sick. Figo, avevo un po' paura per la velocità, ma alla fine l'ho andato anche a lungo. Arriva. Sì, che c'è. Yo. Vi faccio solo vedere un attimo la situazione della rampa, che è un po' messa così. Vabbè. Ora, io scendo da qua, da questa crestina qua, voglio un attimo sentire com'è il grip nella terra per capire com'è giù. E poi vediamo di scendere. Mauro non era contento, quindi arriva per un altro giro. Lento. Vabbè dai, diciamo che grippare grippa, anche se qua non è tanto ripido. Siamo ancora su questo salto, ora voglio provarlo anche Mirko, quindi trenino ragazzi. Yes. Dai Mirko, pedala. Let's go, pedala, pedala. Allora, dovremmo partire da qua per questa linea. E come dire, un po' ripido. Mi sembra di essere tornato indietro nel tempo a quando ero là in Canada con Johnny. Però qua è un po' più incazzato. Qua è proprio roccia, eh. Mi sa che vai giù un po' a fucile qui. Come dire, Mauro, questo video lo cancello. No, è che ci vuole del lavoro, cazzo. La situazione è più o meno la stessa di quando ero in Canada, praticamente siamo venuti nel momento sbagliato anche qua, perché tutti i canali sono mega lavati, si vede che ha piovuto recentemente e non c'è un cazzo di terra qua. Ma vorrei capire, arriverà il giorno che becco il momento giusto o no? Magari allora sei te. È colpa mia. Può essere. Forse non devo fare freeride. Quindi ce la stiamo onestamente conigliando perché secondo me quella linea oggi non è fattibile. Complimenti a Nick e Luis che sono venuti qua qualche anno fa. E l'hanno buttata perché è veramente cazzuta, ragazzi.
Boh, seguiamo Mauro in questa linea che lui l'ha già fatta. Probabilmente ci fermiamo un attimo a metà perché ci sono dei punti detto che sono un po' così. Va bene, dai, Mirko, ci sei? Ok, andiamo Mauro. Che vento. Ah, questo era un salto. Un balzato. Qua cosa succede? Ah, di qua a sinistra. Right. Giù di qua. Così. Oh, mi fermo. Vabbè che non scherzi qua, eh. Meno male che le bici hanno due freni, va. Allora, qua c'è l'alternativa burrone. Proprio giù nel burrone secco così. Oververt tra l'altro, ma che roba. Oppure dove va Mauro, forse è meglio, eh. Speriamo di non sbagliare. Urco. Bel gradinetto, vai, easy, dai, si fa. Va bene. Mirko, sei sul pezzo? No, si muore. Cioè, non finì, finisce. Non finisce. Finisce per sempre. Back to the top. Guarda lì. Mira la sopra. Ma dopo monti gli ominichi, i nani. Quanti nani è lunga sta salita? Sarà almeno 1000 nani. La risalita è la parte più terribile, come sempre. Ammazza proprio le gambe, cioè i polpacci un po' non ce la fanno più. Mirko, let's go. Via. Tira tutto qua, paracadute, frena a mano, tutto. Oh. Ma ora è andato. Tocca a me. Oh, sick. Yeah, oh. Sick. Boh. L'hai rischiata, eh. Comunque. Ti fa tremare le gambe, eh? Scusate, il drop lì sembrava un gradino del cavolo, invece. Invece è grosso, saranno 3 metri e mezzo. E anche di più. Il problema è che il landing è veramente sotto. E poi arrivi dal pezzo sopra, che è il pezzo dove prendi più velocità di tutto, quello lì. Vai dentro, dici se sì, ciao, dov'è il drop? È già passato da me. Bon, dai, comunque siamo sopravvissuti. Adesso vediamo se torno su fare un'altra. Sono dei salti qua belli comodi, perché non usarli? Tra un'oretta e mezza dovremmo partire, quindi diciamo che. Sono contento, Mirko. Guarda Mirko come è contento. Esatto, cioè. Bravo. Come sempre, quando andiamo a girare in freddo siamo super attrezzati, vedi? Badile. Passa il rastrello. Rastrello. Sono il piccone. Scusa piccone. E niente, stiamo preparando una lignettina per Mauro che vuole fare una foto in full plan qua sopra. E poi dopo vogliamo rifare qualche saltino. Lì ce n'è uno, là ce ne sono altri due o tre. Fuoco. No, dai Mauro. Cosa succede? È ancora la mia distorsione al ginocchio, merda. 2 settimane fa si è fatto male al ginocchio. Mi sa che però ce l'abbiamo perso. Peccato, perché stavamo preparando quarto qua per fare un bel foot, prendere una bella foto. L'importante è che riesci a tornare alla macchina. Allora, non bene per niente. Mauro fuori gioco. Quindi cerchiamo di portarci a casa sto shot comunque. Lo provo un po' io. Vediamo la linea com'è. Merda, sembra un po' più forte. Un po' tanto. Parto dalla Cina. Devo trovare il posto giusto perché sulla parete c'è un canale. Sono uscito. Adesso c'è. Cosa è uscito? Pare che la giornata sia finita praticamente. Mauro si avvia verso la macchina. Io e Mirko saliamo a prendere gli zaini e ci facciamo una last ride. Quasi arrivati. Prima mi era venuta l'idea di fare quella linea qua. Adesso forse cambio idea però. Cioè, guarda che roba. Un piede. Sarebbe figa. Però burrone, super burrone. 12:40, man. E ora che andiamo. Ok, allora crestina, eh. Vai.
fatto, ragazzi. Yeah. Let's go. E anche questa giornata di freeride è finita, ragazzi. Adesso scampagnata e siamo alla macchina. Oh, arrivo lungo. Oh, a smontare tutto. Giro finito. Mirko, come sei messo? Sei contento? Contentissimo. Mi spiace per Mauro. Adesso tolgo le ginocchiere. Ah sì, vai, che roba. Comunque grazie per averci aperto la linea. Prego. Perché sennò oggi mi sa che... Adesso Mauro carica tutta la macchina da solo per punizione. Perché si è fatto male, no. E noi torniamo in quel di Milano. Alla prossima. Bella. Ciao. Ciao.